Buonasera da Zarocco di Capodimonte, siamo qui con la premiazione del 2024 di Mundialito TNA. Un applauso a tutti ragazzi. Stasera il microfono fa un po' cacci. Grazie. 19 squadre. Aspetta. Mettili più vicino. Aspetta. Ora avviciniamo la cassa. Cannoniera, vieni, passa dopo. Speriamo, adesso ci siamo. Complimenti a tutte le squadre, 19 squadre, campionato lungo, poi ci siamo divisi in Europa League e Champions League. Iniziamo subito con la premiazione, facciamo un applauso alle finaliste Europa League, partono per Vecchi Lions. Non facciamo l'applauso per quelli della Champions, a parte Gannes che si sono presentati logicamente qui, mentre stendiamo un velo pietoso sull'altra squadra. Spero che vedranno la, no, non vedono la premiazione e poi dicono la premiazione non era domani, fanno pure le battute. Va bene, sto scherzando, vi voglio bene lo stesso, sono falso. Allora, facciamo subito le premiazioni individuali. I tre miglior portieri della regular season, Champions League e Europa League. Vi ricordo che il torneo over 35 non è mai stato basato sui voti, ovvero sulle medie che vedete sul sito, ma quelli ci danno indicazioni per poi decidere i premi individuali. Io e Salvatore cerchiamo sempre di accontentare tutti, perché su 19 squadre, e quindi siete una marea di voi, cerchiamo sempre di far contenti poi tutti, di premiare almeno giocatori di 7, 8, 9 squadre, sempre logicamente meritando il premio, noi che li regaliamo e li distribuiamo così. Miglior portiere della regular season della vecchia guardia 1926, Claudio Esposito. Complimenti Claudio, resta qua. Miglior portiere dell'Europa League della Viola, Salvatore Forino. Complimenti Salvatore. Dov'è Salvatore? Eccolo. Miglior portiere della Champions, Maurizio Cardarelli de Cannes, si tira il premio il capitano Giuliano Carrapingo. Complimenti Maurizio. Facciamo una foto. Ragazzi, di Omega che è fotografo, fotografo. Vabbè Giulia, tu puoi andare per parlare, ditemi una battuta, di qualcosa ciascuno. Lo possiamo dedicare alla mia squadra, dai, che ha permesso loro di farmi arrivare con il miglior portiere. No, volevo dire solo grazie a tutti per l'organizzazione, ci vediamo al prossimo torneo. Va bene, ragazzi, un po' di silenzio, grazie. Passiamo per il miglior difensore, sempre tre premi della regular season, sempre vecchia guardia 1926, Salvatore Peccacciuolo. Complimenti Salvatore, vieni. Salvatore, dove? Eccolo. Complimenti. Miglior difensore dell'Europa League dell'Evergreen, Alfonso Fiorillo. Complimenti Alfonso. Miglior difensore della Champions, uscito anche acciaccato in semifinale, Vincenzo Filardo dell'Old School 2021. Lucia, scusami la domanda, quanti anni hai? 44 anni, vorrei arrivare a 44 e correre come corri tu. Io ho 34 e non riesco a correre così. Facciamo una foto. Un applauso, vai Giuvelo. Allora fatemi anche voi una battuta a volo, non ci prendiamo tanto. Io la dedico ai miei compagni di reparto, compresi i portieri. Bene, la famiglia e i miei compagni. Sicuramente a tutta la squadra, soprattutto a Lucio, il portiere nonché organizzatore. Un saluto in particolare ad Adriano De Martino. Ciao Adriano. Adesso andiamo con i miglior centrocampisti. Qui parto dall'assente, il miglior centrocampista Champions League, perché comunque era giusto anche premiare, nonostante non sono stati presenti alla finale, ma era giusto premiare che l'hanno meritato. Miglior giocatore Champions League, Achille Cafasso del resto del mondo, facciamoci comunque un applauso. E soprattutto poi mi fa un applauso a questa premiazione, guardate com'è bella, un applauso, grazie. Abbiamo speso tanti soldini, invece Padre non è venuto perché è andato a fare web.
Brasile, mi sta fumando, già su cucco. Mi gioco centrocampista. Vabbè, quello sì. Miglior centrocampista, Europa League, Luca Lombardi, Departamento Europeo. Complimenti Luca, vieni. Non se lo aspettavo. Noi siamo pieni di sorpresa. Miglior centrocampista con 6 mesi di ritardo, ma è sempre meritato. Miglior centrocampista Carlo Assiso della Ginamo, Raffaele Maiorano. Complimenti Raffaele, facciamoci una foto. Siete bellissimi. Fatemi anche voi una battuta, una dedica, qualcosa, se volete anche dire un po' di quei soldi che ti ho promesso. Va bene, grazie. Niente, io volevo semplicemente ringraziare la mia squadra che mi ha permesso di vincere questo premio. Complimenti anche a te Raffaele. Passiamo ai migliori attaccanti. Non vedo. Facciamo tanti auguri al miglior attaccante della regola season che ha partorito la moglie. Tanti auguri a Salvatore Zinno De Cannes, quindi ritiro il premio. Il capitano Giuliano stasera sarà pieno di premi. Miglior attaccante della Champions, non c'è, del resto del mondo, Alessandro Pavia, comunque un applauso. Miglior attaccante dell'Europa League, dei vecchi Lions, Riccardo Neresine, complimenti Riccardo. Ho fatto le soldi, ma è la mangia. Vabbè, giù, a chi lo vedi? Quindi vai, dimmi qualcosa tu. La dedica a tutta la squadra, assenti compresi, perché siamo stati un gruppo molto 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 ampio, quindi il merito della finale vinta alla fine di tutti, pure del prezzo. Complimenti. Passiamo ai capocannonieri con 38 gol. Ha trascinato la sua squadra nelle prime 4 con 38 gol dell'Oldie School 1, Antonio Manzo, complimenti. No, perché abbiamo tutti 4 gol con le vecchie povere. Mentre con a pari merito questo, se non erro, della capocannoniera della Champions, poi dopo. Capocannoniera della Champions con 6 gol, Antonio Manzo e Giuseppe Trematera, complimenti anche a Giuseppe. Vieni. Con 5 gol invece, capocannoniere dell'Europa League, Diego Forino, complimenti a Diego. Salvatore c'è, che premio, eccolo. Facciamo una foto. A me. Venite qua, ditemi qualcosa. Vabbè, saluto tu. Vieni, tu sei. Sei timido, Anto, vieni tu. Tu hai premi, il secondo te lo devo fare capitare. Pensavo che loro giocavano stasera, quindi poteva segnare. No, va tutta la squadra, se sono arrivata a fare questi gol. Tutta la squadra. Diciamo, sei contento per il cambio fatto rispetto alla scorsa edizione che è stata un po' così, così quest'anno davvero vi siete superati? Molto contento del cammino che abbiamo fatto. Abbiamo detto all'inizio che davamo fastidio e così è stato. Va bene, complimenti Antonio. Prima di passare al miglior giocatore delle rispettive fasi, voglio premiare gol più bello e parata più bella. Vi ricordo che questo vale per tutti i tornei mondialito, da mezzo gol, gli estivi. La parata più bella non c'è, non è potuto venire. Facciamo un applauso Luca Maione del Old School 2021 con un colpo di rene sulla punizione contro i vecchi Lions.
gol più bello, diciamo che io l'ho fatto più bello, ma va bene. Gol più bello con una rovesciata contro l'Old School 1 alla 19esima, 13esima giornata più o meno. Francesco Provenzano. Ragazzi, calcio mercato in diretta. Francesco Provenzano lascia vecchia guardia. Sì, sì. Andare? No, squadra mia, squadra. Quindi a Peppe Tremadero, primo acquisto. Oh, Giuliano! Ti vogliono rubare Peppe Tremadero! Questo è per far capire che ne prendiamo 4, ma che compriamo 6 di squadra. In modalità generale non muore mai. Ditemi. Ha fatto una bella 1-0. Ah, perché anche Luca fa una squadra nuova. Sì, già lo so, vedete? Seconda squadra nuova in 3 minuti. Questo è fa... Vabbè. Meglio che non lo so. Miglior giocatore. Vai, vai, siamo veloci. Eppure hai vinto, sempre devi facile. Fa su qua. Miglior giocatore delle tre fasi della regular season, De Cannes, Giuseppe Trematera, complimenti Giuseppe. Aspetta. Miglior giocatore della Champions, sempre De Cannes, Mario Severino, complimenti Mario. Miglior giocatore dell'Europa League, qua voglio dei vecchi Lions, Rosario di Napoli. Vecchi Lions 2, vecchia guardia 0. Te lo aspettavi? Sì, ci aspettavo. Ti aspettavi il premio? No, premio no. Cusipire. Vabbè, non sempre vengono premiati chi gioca bene con i piedi. Allora, andiamo sulle finaliste. Voglio un forte applauso, anche se hanno iniziato bene, poi si stavano perdendo, ma poi grazie all'aiuto di Mimmo hanno recuperato, hanno fatto una bella finale questa sera, hanno perso solo 1-0, i vice campioni dell'Europa League, Partenopei, complimenti ragazzi. Consegno le medaglie al capitano che poi le consegnerà ai suoi compagni di squadra. Venite qua che facciamo una bella foto. Questa vale. Facciamo la foto, venite. Ragazzi, potete scalare un po' con tutti quanti. Piccoli, scalate. Facciamo un altro applauso, vice campione dell'Europa League, Partenopei. Jenny, capitano, dimmi qualcosa. Complimenti alla mia squadra. Complimenti anche a te. Facciamola vedere. Non sono venuti, quindi non la riceveranno, non la potranno alzare. Questa è la coppa dei 10 campioni di Champions, la devo carina. Adesso la posiamo. Posa, vi ci abbiamo tutti. Questa è per te, Toni, hai vinto la coppa. Allora, adesso invece... Allora, Giuliano, tieni, dalla qualcuno un po' per... Dove stanno i vecchi Lions, Marco, tieni? Domenico, vieni, consegno le medaglie
a Domenico, così le dai tu. Di maraviglia! No, aspetta, aspetta, ok. Ah, ci stiamo quasi alcolici. Consegno medaglie della regular season e della Champions a Giuliano, che poi le consegni tu. Faccio così perché volete velocizzare, altrimenti vi chiamo una alla volta. Vedo che volete andare via. Allora, giù. Volete venire o non volete venire? I vecchi là non sono alla mia sinistra, i Gunners alla mia destra. Allora, faccio un esempio, Zassi Gigop, poi ci dice, guarda il campo. A Ferraus tu chiama a tuo padre. Allora, ragazzi, in ordine: campione regular season, campione Europa League, campione Champions League, Gunners, vecchi Lions e Gunners. Ciao ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo a settembre, il mondialito non muore mai. Ciao ragazzi, buone vacanze.